Io lo lascio parlare finché lei non esagera. Signori e signori, signori e signori. E signore? E le signore? Cominciamo bene. Io dico l'om, le l'om, la donna. Io dico l'om, le l'om, la donna, le la donna, giusto? Fin qui, l'uomo è l'uomo, la donna è la donna. Ci arrivano comunque. No, ma mica tutti, nel senso che... L'argomento di oggi è la donna e la bellezza. Teniamo presente che la donna è quella roba, quella cosa, insomma... Quella persona. Che passa, che spende cappellate di milioni per spalmarsi la crema, per farsi la maschera di peeling, la maschera di defoliage, la maschera dei fanghi, la maschera della bellezza. Per la donna è sempre carnevale, giusto? Io dico la donna è intelligente come lo Yeti, ne parlano tutti ma non l'ha mai vista nessuno. Allora, te lo dico subito, andiamo via, basta. Non tocca, non lo so, tutte le volte. Prima email di Omen, giusto. Ma non ha detto niente, ha detto ancora. Piace, altrimenti il pubblico somatizza. No, non somatizza, lei dica delle cose sensate. Prima email di Omen ai suoi discepoli, la donna ha 29 anni, è già vecchia. No, non è vero. Io difendo le donne, se c'è qualche donna, sì, anche di più di 29 anni, che non è d'accordo. Sì, ma anche se sono d'accordo. No, quelle più di 29. Altrimenti l'uomo. Insomma, lì no, veramente, comincia la china della donna, te ne accorgi perché gli fai complimenti per le scarpe di coccodrillo invece a piedi nudi. Va in palestra per fare la ginnastica e quando fa le flessioni i capezzoli toccano prima delle mani. Aveva le tette così basse, l'altro anno si è sparata al cuore e si è ferito un ginocchio. E allora cosa fa? Fa il leasing, giusto? Il leasing, fa il lifting, quello che tira. Ma se non sa neanche lei cosa sta dicendo. Fa il lifting e tira, soltanto che quando ride si alza anche il colano. E poi fa un altro lifting. Vedo qualche donna che non è d'accordo, se c'è qualche donna che non è d'accordo. Se c'è qualche donna che non è d'accordo. No, volevo dire il contrario, io la difendo. Altrimenti la l'uomo somatizza, bene. Vabbè, diciamolo sinceramente, allora poi dopo va a fare un altro lifting, perché poi dovete fare il leasing per pagare il lifting, e l'uomo cappellate di milioni. E se non c'hai milioni, cosa fa l'uomo? Somatizza. Mi era sfuggito. Bene, questo libro, perché l'ho scritto? Ci trovo da tutte le parti. Ecco, non toccare, tocca no. Vabbè, guardalo. Scrivi il libro, lo guardi. Vuoi guardarlo? Va bene, guardalo pure, leggi. Sono delle verità scritte su questo libro, verità scottanti. Il giorno più bello nella vita di un uomo è quello del suo matrimonio, vero? E più brutto? Tutti gli altri. Ha visto? Gliel'ho detto che è un sono verità scottanti. Insomma, verità scottanti. Per fare... Giusto. Insomma, l'uomo alla donna fa di tutto per farsi bella. Se ne inventa tu. C'è un'amica di mia moglie che c'ha il culo così basso che passa tutto il giorno a spalmarsi la crema. Si spalma la crema per il culo basso. Hai il culo basso, comprati un paio di mutande con le rotelle, giusto? Giusto. Perché l'uomo non è Tarzan, ma la donna cita. Va bene. Allora. Non sento il telefono squillare questa settimana. No, oggi non squilla, oggi telefono io. Dai, gliene dica quattro. Gliene dico quattro. Oh, abbia coraggio. Sì, faccio il numero di telefono io. Pronto. Cita. Sì, bravo, gliene dico quattro. Eccolo. Gliene dico quattro. Dire quattro, dai. Pronto? Sì, ciao tesoro. Quattro, gliene dico. Ho lavato, ho stirato, ho portato il bambino all'asilo, ho portato tua mamma alla sala bingo. Giusto? E corro a casa, giusto? Ron Cremona!